Ma la mappatura che mi hai messo qual è? Mappa 2 TCS2. Ah, mi hai messo la mappa per i bambini, lo stronzo, hai capito? La 4 quella per i bambini, poi sta la 3 e poi ti ho messo la 2. Io voglio la 1. Ma vattene a fanculo! Ma doco! Come bassa? Accendiamo questo mostro da 120 cavalli. Ah, vedi sta frizione, la perfezione proprio. God! Che cos'è sta moto? Allora ragazzi, come avete capito, siamo sulla Yamaha MT-09, non SP ma standard, del buon Andrea Cervone. Allora, innanzitutto devo dire che come postura in sella stai molto eretto, ma stai allo stesso tempo caricato in avanti. Infatti io mi devo appoggiare ai grip che furbamente Andrea ha messo per non scivolare in avanti con il sedere sul serbatoio. Ma poi dei freni poderosi, ma che sta a scherzare? Oh, sei comunque caricato in avanti, quindi questo mi fa sentire un po' a casa. Il manubrio è molto più largo del mio, io ho i semimanubri ovviamente. Ti fa sentire molto più non lo so, infuriato sulla moto, molto più ingrugnito, come diceva il buon Guido Meda riguardo Roberto Rolfo. La sospensione è durissima, molto più della mia, è veramente veramente tanto dura. E devo dire che anche con lo scarico standard, cioè, fa un sound bellissimo, veramente veramente stupefacente. Prima moto questa, no, direi proprio di no. Allora, attualmente stiamo guidando in mappa 2, ma non la cambierò sicuramente, che è comunque una mappa 1 con i controlli un po' più alti. Ma io non sto neanche accelerando, aspetta un attimo. MT, che mi combini? Sta incazzata sta moto, questa moto è proprio rabbiosa, è crudele, rude, non ti perdona. E adesso vedremo se ci perdonerà gli errori in curva. Mamma mia che sound ragazzi, porca puttana, madonna, che spinta, ma che è elettrica. Non trovo altra spiegazione. C'ha il motore ibrido, il culo va dietro sulla sella. Che spettacolo di moto! Ah, scusa Andrea. Sto video sarà io che urlo, ve lo dico, io che urlo per 8 minuti, quanto deve durare, griderò sempre. Mamma mia, no vabbè, voglio scendere. Sì, sta su da sola, non puoi aprire troppo in curva ragazzi. È mostruosa, sicuramente una potenza a cui io non sono abituato. Io sono abituato ai 120 cavalli però del 4 cilindri, però questa, cioè, non è potente, ha la coppia della moto elettrica. E poi adesso vedi, è tranquilla, poi fai così, si trasforma, sei prendata. Ora capisco Marso in Sicilia, come faceva a fare quelle impennate? La mia, una cosa del genere è impensabile, non la puoi fare, perché piuttosto slitta il posteriore, ma il davanti non si alzerà mai. Ma lei non è fatta per questo, lei è fatta per far divertire. E abbiamo delle sospensioni regolabili solo in precarico, compressione ed estensione, cioè in tutto praticamente, e dietro però solo in estensione e in precarico ovviamente, quindi non è regolabile in tutto. Le gomme sono delle Bridgestone di base, suppongo siano delle Batlax, però non ne sono sicuro ragazzi. Una cosa che ho notato è che il cambio è un pochino
pochino duro, però cambia bene nonostante questo. Una cosa che gli monterei a questa moto per una questione di sicurezza è l'ammortizzatore di sterzo, perché appunto quando acceleri troppo si alza l'anteriore, perlomeno sei un minimo parato dall'ammortizzatore di sterzo e non rischi spacchettamenti vari. Però per il resto è perfetta così. Non capisco questo astio nei confronti del modello standard, in confronto ovviamente col modello SP, perché le sospensioni sono perfette, ragazzi. Io non ci trovo un difetto onestamente a queste sospensioni, anzi sono anche più dure delle mie, quindi che cazzo volete di più? Raga, ti spara fuori dalle curve. La cosa che non mi piace è che appunto l'anteriore tende sempre a fare quel movimento antipatico destra e sinistra anche in uscita di curva. Anche questa curva mo che arriva è bella. Abbiamo preso troppo piano, però ovviamente ragazzi non possiamo spingere come se non ci fosse un domani, perché la moto non è nostra. Forse è meglio farle di terza le curve, perché veramente è rabbiosa, ti sputa fuori. Allora pure l'R6 dà il calcio quando entra in coppia, ma questa arriva subito, arriva veramente sotto. Poi diciamo che sopra perde tanto, e si è visto anche in pista questo. Però è veramente una moto spettacolare, divertentissima. Io non sto aprendo tutto. Che fucile. Porca vacca. È finito qua. Raga, botta sta moto 10. Che cazzo le volete dire? 9 e mezzo, va. 9 e mezzo, ma proprio per il fatto dello sbacchettamento. Cioè, ho voluto trovare il pelo nell'uovo per non darle 10. Che cazzo le volete dire, raga? Non si può dire niente a una moto del genere. Non si può dire nulla. Non si può dire proprio nulla, è perfetta, l'hanno partorita, che sapevano bene quello che volevano fare, magari esteticamente non tanto. Ragazzi, che ve lo dico a fare, io vi ringrazio solo per aver visto questo video in cui io urlo, perché non era un test ride, era un video scream. Vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite e a condividere questo video con i vostri amici. Vi lascio in descrizione anche il link per seguirmi su Instagram, Twitch e anche la mia wishlist di Amazon, qualora abbiate voglia di farmi un regalo. E noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Sono ancora scosso. Ciao! E ora chi cazzo glielo dice ad Andrea che me la voglio comprare sta moto?